Care amiche, cari amici, voglio parlarvi con la sincerità con cui ognuno di noi parla alle persone alle quali vuole bene quando bisogna prendere una decisione importante che riguarda la nostra famiglia. Che si fa in questi casi? Qualcuno ha scritto, afferma che tutto questo è a sostegno del divertimento dell'imperatore. Condivido, quello che emerge dai giornali è un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere. Siete certamente consapevoli che siamo precipitati in una crisi economica senza precedenti, in una depressione che uccide le aziende, che toglie lavoro ai giovani, che angoscia i genitori, che minaccia il nostro benessere e il nostro futuro. Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra, i consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti. Siamo diventati un paese in cui non vi è più la certezza del diritto. Siamo diventati una democrazia dimezzata, alla mercé di una magistratura politicizzata. Una magistratura che, unica tra le magistrature dei paesi civili, gode di una totale irresponsabilità, di una totale immunità. Uno che viene colto con le mani nel sacco e che subisce una condanna definitiva in cui si dimostra che lui è stato evasore del fisco, io credo che abbia il buon gusto di mettersi da parte. Questa magistratura, dopo aver eliminato nel 92-93 i cinque partiti democratici che ci avevano governati per 50 anni, credeva di aver spianato definitivamente la strada del potere alla sinistra. Successe invece quel che sapete. Nel caso in cui, al termine dei 5 anni di governo, almeno 4 su questi 5 traguardi non fossero stati raggiunti, Silvio Berlusconi si impegna formalmente e solennemente a non ripresentare la propria candidatura alle successive elezioni politiche. Per questo adesso sono qui per chiedere a voi, a ciascuno di voi, di aprire gli occhi. Ah sì, sì. Di reagire e di scendere in campo per combattere questa sinistra e per combattere l'uso della giustizia a fini di lotta politica. Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Per questo dico a tutti voi, agli italiani onesti, per bene, di buon senso, reagite, protestate, fatevi sentire. Avete il dovere di fare qualcosa di forte, di grande, per uscire dalla situazione in cui ci hanno precipitati. Madonna! Bene. Questo glielo fate 2 volte al giorno. Quando esce e quando rientra. Forza Italia sarà un vero grande movimento degli elettori, dei cittadini, di chi vorrà diventarne protagonista. Una forza che può e che deve conquistare la maggioranza dei consensi. Perché vi ricordo che vogliamo anche vincere il cancro che colpisce ogni anno 250.000 italiani. Il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Entro dicembre sarà pronto il progetto esecutivo del ponte sullo stretto di Messina. Il governo presenterà nel prossimo Consiglio dei Ministri la candidatura di Lampedusa al Nobel della Pace. Siamo intesi? D'accordo? D'accordo? Sono convinto che condividete questo mio allarme. Sono convinto che saprete rispondere a questo mio appello, che è prima di tutto
una testimonianza di amore per la nostra Italia. E dunque, forza Italia. Forza Italia. Forza Italia. Sai che te dico? M'hai rotto la fodera del cazzo! Te saluto!